Senti, 2 mesi dopo, quant'è ancora forte la delusione per questa Champions, svanita per pochissimo? Ma vabbè, normale che è un po' di delusione, un po' di, più che delusione, un po' di rammarico ci sia per essere arrivati vicino a un traguardo comunque impensabile forse pochi mesi prima. Però io, cioè, sento tanta gente, delusione. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un gran campionato, che poi per 2 punti non siamo arrivati in Champions, ripeto, non è stato per demerito nostro, ma sicuramente per merito degli altri. Sono stati più bravi, quindi buon per loro, la Sampdoria è andata in Champions, punto. Non penso che sia stata una delusione l'anno scorso, ma anzi sia stata una stagione entusiasmante che ci ha portato vicini a un sogno che comunque... Penso che sia la prima volta che la gente di Palermo e tutti quanti noi abbiamo potuto accarezzare da vicino. Senti, un anno dopo quanto è cambiata la tua vita dal punto di vista professionale? Perché un anno fa comunque, magari quando parlavi comunque delle gerarchie, eri il secondo via media in quel momento. Adesso sei titolare in un Palermo che giocherà l'Europa League, comunque punterà magari a migliorarsi e soprattutto nel giro della nazionale. Dal punto di vista professionale sicuramente la mia vita è cambiata, anche perché dopo un anno che passi giocando da titolare in Serie A sicuramente hai una presentazione diversa rispetto a quando ti presenti da giovane di serie che arriva alla prima esperienza in Serie A da riserva, tra l'altro. Però comunque io penso che anche il fatto di essere titolari bisogna meritarlo nel tempo e quindi... il calcio è un po' un'altalena, bisogna, come ho detto altre volte, avere un certo equilibrio e cercare sempre di avere un rendimento costante per rimanere in questi livelli qua. È una sfida aperta a distanza con Marchetti, no? per la nazionale. Ma non lo so, adesso che c'è comunque un nuovo allenatore io penso che siano in tanti ad aspirare a un posto, soprattutto adesso che Buffon è infortunato e quindi per un breve periodo si dovrà ricorrere a un'altra soluzione sicuramente, però credo che ci sia gente come Viviano, lo stesso Curci che è andato a giocare comunque alla Sampdoria l'anno scorso, ha ben figurato nel Siena, che possano aspirare a un ruolo di comunque di titolare o comunque ad avere un posto in nazionale, così come altri portieri che l'anno scorso hanno fatto bene e si sono messi in luce come Storari oppure Sorrentino. Tu che chance ti dai? Non lo so, io penso di partire alla pari con gli altri in questo momento perché è giusto così, penso che l'allenatore faccia le sue valutazioni e alla luce delle sue valutazioni rispetto al campionato scorso e comunque anche a quali sono i suoi gradimenti farà le sue scelte, ma con serenità credo. Obiettivo di Palermo dal suo posto? No, non ci poniamo obiettivi perché porta sfiga, quindi basta obiettivi. Quanto erano belle quelle voci che volevano tanti club inglesi su Sirigu? C'era l'Arsenal, l'ha detto anche il direttore, cioè un giocatore che piaceva tantissimo in Inghilterra. Osato il piacevole che ha detto no, non ce li ha. Guarda, non lo so perché sinceramente a me queste voci non sono mai arrivate. E a me il mio procuratore comunque non ha detto niente, la società non ha detto niente, quindi non so quanto possano essere veritiere queste voci. Senti, cosa ti è rimasto del ritiro azzurro? E poi c'è anche un pizzico di delusione non essere andato oppure contento visto come è finita? Ma sinceramente io quando sono andato al Sestriere ero sereno e quasi convinto di andare via. Sapevo quali erano le gerarchie, sapevo che comunque per il poco che sono stato in nazionale forse gli altri che c'erano meritavano più di me di restare al mondiale anche perché c'erano da più tempo e quindi... Le gerarchie dei portieri, tra virgolette, erano già fatte da tempo, secondo me. Quindi me l'aspettavo sicuramente, ho vissuto il ritiro in maniera molto molto tranquilla, in maniera molto professionale, mi sono allenato, ho avuto la fortuna di allenarmi con dei grandi campioni e per me rimane un'esperienza unica e bellissima, sicuramente molto positiva. Il fatto che poi non sia andato al mondiale era dentro di me, era già in preventivo, quindi non è stato un grosso problema. Non ti aspettavi?
No, sinceramente no, anche perché il lavoro su Assestriere è stato comunque un lavoro fatto ad hoc per migliorare la condizione fisica in vista delle prime partite. E io, vedendo soprattutto le prime due partite, penso che un po' di sfortuna l'Italia l'abbia avuta. Poi, quando ci sono queste disfatte, evidentemente sicuramente i demeriti sono da parte dei giocatori, sì, ma penso un po' di tutti. Non lo so, è andata così, però ripeto, il calcio è questo, bisogna saperlo accettare. Qua in Italia facciamo drammi perché la nazionale è uscita al primo turno e amen, si ricomincia da capo, non è la fine del mondo. Quest'anno è andata male, ricordiamoci che 4 anni fa eravamo i campioni del mondo in questo momento, quindi dobbiamo prendere, insomma, dobbiamo vedere le cose in maniera diversa. Ora c'è un ciclo che bisogna ricostruire, bisogna essere ottimisti su questo, non soffermarci troppo sulle delusioni, comunque sugli errori che sono stati commessi in passato. No, ormai è andata così, a me bisogna puntare al futuro. Questo Palermo manca ancora qualche tassello, ma tutto vedendo anche la partita di ieri, gli allenamenti di questi giorni, ma sicuramente ci stiamo allenando molto dal punto di vista fisico in questi giorni. E ancora è molto molto presto per delineare una squadra ben precisa, comunque per delineare quelli che saranno più o meno i giocatori che scenderanno in campo, diciamo. E per ora cerchiamo di ritrovare la condizione fisica migliore, poi penso che più avanti cercheremo di lavorare più sulla qualità. Tu ritieni che ci siano le condizioni per ripetersi? Cioè, questo gruppo ha ormai, diciamo, delle fondamenta per continuare questa strada iniziale? Beh, io penso che comunque questo gruppo abbia una statura importante, gente che comunque gioca da parecchi anni insieme, quindi questo sicuramente è un grosso vantaggio. E non so quanto si possa ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché fare 65 punti in un anno, fare le vittorie che abbiamo fatto noi, fare punti con determinate squadre, non lo so, è un po' difficile, però insomma noi cercheremo sicuramente di fare il possibile, non solo per ripeterci, ma per migliorare noi stessi, perché forse è l'unico obiettivo vero che si pone un giocatore a livello personale, ma comunque a livello collettivo, è quello di cercare sempre di migliorare il proprio limite. Ci si prova, poi se non arriva, amen, l'importante è dare il massimo impegno in campo, sudare la maglia sicuramente, e cercare di raggiungere non dico l'obiettivo dell'anno scorso, però di fare quanto meglio possibile. Quest'anno però ti mancherà un punto di riferimento importante, Simon Kier. Sì, sicuramente Simon ha fatto determinate scelte, così come ha fatto la società, però insomma penso che verrà rimpiazzato nel migliore dei modi. Anche Gojan non è l'ultimo arrivato comunque, e penso che sia uno dei papabili. Poi si arriverà qualcun altro, comunque c'è gente che è arrivata appena adesso in ritiro, quindi ancora deve dimostrare tutto il suo valore. Poi insomma ricordiamoci che quando Kier è arrivato per voi non era nessuno, quindi magari il Palermo scoprirà un altro Kier e si metterà a posto così. Quest'anno sarà, sì, un campionato lungo e stressante come l'anno scorso. Tu a livello personale come hai imparato a gestire lo stress, a superare la tensione del primo anno vero in Serie A? Nel tuo tempo si è cambiato in questo senso? Ma sicuramente il primo anno dal punto di vista personale, quando cominci a giocare soprattutto le prime partite in Serie A, sei molto entusiasta, quindi prendi tutto il buono che c'è, almeno per me è stato così. Poi nelle partite a seguire, che sono state un pochino più pesanti dal punto di vista psicologico, ho cercato molto di staccare dopo gli allenamenti o comunque dopo le partite dal calcio, cercavo di concedermi di più alla mia vita personale, quindi magari staccando un po' con la testa riuscivo a gestire meglio quelle che erano le pressioni esterne. No, no, ancora no, io comunque ho un contratto ancora sino al 2014, quindi
non c'è l'imminente bisogno, diciamo. È stato rinnovato 6 mesi fa? Sì, comunque nel 2009, quindi